La vita nuova di Dante Alighieri, riassunto della trama. La vita nuova è un prosimetro, che significa un racconto nel quale si alternano parti in prosa con parti in versi, scritto da Dante Alighieri, che ha come oggetto l'amore di Dante per Beatrice. È in sostanza un riorganizzare da parte di Dante tutta una serie di poesie e versi per la sua amata, nei quali la prosa funge da elemento collante tra una parte e l'altra ed elemento esplicativo. Quindi la prosa ha diverse funzioni all'interno di questo prosimetro, fra le quali appunto quella di fare da collante e quella di spiegare. Perché si chiama La vita nuova? Esistono diverse interpretazioni, ma una delle più probabili è legata alla vita rinnovata nel segno dell'amore e nel segno di amore, il dio che scatena in Dante un amore immenso e contemplativo nei confronti di Beatrice, un amore che arriva a Dio, che parte quindi dal poeta e l'amata per arrivare a Dio. Nell'opera Dante racconta nei suoi versi di aver visto Beatrice la prima volta all'età di 9 anni e questo incontro lascia una traccia indelebile dentro di lui. Ricordiamoci che Beatrice e Dante hanno un anno di differenza. Dante è del 1265, classe 1265, Beatrice 1266. Quindi Beatrice invece aveva 8 anni quando si sono incontrati, quando ha visto Dante la prima volta. Poi Dante e Beatrice si rivedono dopo 9 anni. Beatrice saluta Dante e questo incontro segna una svolta per Dante. Questo saluto è la risposta alle emozioni del poeta. L'amore, un saluto che scatena emozioni nel quale tutto si svela. L'amore è la risposta. Poi Dante ha una visione nella sua stanza. Il dio amore tiene tra le sue braccia Beatrice senza veli, avvolta in un drappo rosso dello stesso colore del vestito che Beatrice indosserà nel paradiso terrestre, nella Divina Commedia, quando si svelerà a Dante. Amore ha con sé anche il cuore ardente di Dante. Amore poi sveglia Beatrice dicendole di essere il suo signore e prende il cuore di Dante e le chiede di nutrirsi con il cuore di Dante. Amore poi piange e sale su nel cielo con Beatrice. Dante chiederà un'interpretazione di questa visione a Guido Cavalcanti. Col passare del tempo, Dante si mette in testa di voler preservare il suo amore per Beatrice. Vuole mantenerlo segreto al punto di dire alle persone di essere innamorato di altre donne. Queste donne, nella vita nuova, sono le cosiddette donne schermo, che servono a Dante per confondere, depistare, nascondere e preservare agli altri i suoi veri sentimenti e proteggere da curiosi e indiscreti il suo amore per Beatrice. Poi Dante rincontra Beatrice e Beatrice, essendo venuta a conoscenza delle chiacchiere della gente secondo le quali Dante dice di essere innamorato di altre donne, le donne schermo, non saluta Dante. Quindi il fatto di usare le donne schermo per preservare l'amore, il sentimento puro, bello e immenso di Dante per Beatrice produce effetti indesiderati per il poeta. Dante è triste dell'accaduto, Beatrice non l'ha salutato. Nel frattempo Amore consiglia a Dante di dichiarare finalmente il suo amore a Beatrice. L'indifferenza della ragazza provoca sofferenza in Dante, che rafforza però il suo amore per Beatrice, che si eleva sempre di più verso uno stato di beatitudine. Dante rivede Beatrice con le sue amiche
E le amiche di Beatrice lo deridono e gli fanno delle domande. Dante dice alle donne che comunque andrà tra lui e Beatrice, lui continuerà ad amarla per sempre, perché già il solo semplice saluto di Beatrice gli dà un senso di felicità e di beatitudine. Sentendo queste parole di amore incondizionato di Dante per la sua amata, le donne rimangono commosse. La fase dello scherno, quindi delle prese in giro da parte delle donne nei confronti di Dante, è nella Vita Nuova l'episodio del gabbo. Nella Vita Nuova Dante poi inizia una contemplazione forte della donna amata, esaltandone la bellezza e le virtù. I sonetti Tanto gentile e Tanto onesta pare e Vede perfettamente, dei quali Dante pronuncia dei versi in questa scena, incarnano perfettamente gli stati d'animo e le emozioni provate da Dante. Nel 1290 Beatrice muore. Il dolore di Dante è forte, ma la morte di Beatrice non fa che elevare ulteriormente l'amore del poeta per lei. Dante, dopo aver trovato conforto negli scritti di Severino Boezio, scrive che il suo amore per Beatrice non potrà mai morire. Dante aveva anche fatto un sogno premonitore riguardo alla morte di Beatrice. Dante è sconsolato per la morte di Beatrice, vaga per la città e viene attratto dallo sguardo di una donna gentile e pietosa. Nel vedere Dante sconsolato, che si accorge dello sguardo della donna e si innesca così dentro di lui una lotta interiore tra l'amore antico e l'amore nuovo, finché Dante ha una visione, Beatrice, la quale tronca il malvagio desiderio che riconduce Dante alla retta via dell'amore antico per lei. Infine, Dante dice nella Vita Nuova di aver avuto una mirabile visione, Beatrice vista in un posto degno di lei, l'Empireo, il paradiso, il punto più alto del paradiso. Così il poeta decide di non voler parlare più di Beatrice fino a quando egli non troverà parole che non ha detto per nessun'altra donna.